lo abbiamo illustrato. Qualcuno dice che abbiamo consegnato, abbiamo chiarito che è stata un'illustrazione di cortesia fatta al prefetto, ma era un invito, formalmente c'eravamo presi con il prefetto Guida con un cronoprogramma, perché il prefetto Guida ci aveva questa maniera di a che ora ci presentate questa cosa, a te adesso la provincia che fa, voi che fate, che cosa fa. Noi avevamo detto che alla fine di gennaio avremo proprio sia il progetto istitutivo sia l'indagine, lo studio geologico. E poi c'era parallelo la questione del finanziamento. Appena pronto il progetto siamo andati a illustrarlo al prefetto per chiarire qual era il punto della situazione, anche per capire, c'erano state anche polemiche, ma di chiuso se prima non serviva studio o meno. Oggi l'altra volta finimmo solo con delle foto, stavolta finiamo anche con un video che forse serve per chiarire anche un po' di disinformazione che viene fatta sulla stampa, forse anche ad hoc, insomma, però è inutile accettare i problemi quando qua ci sono degli enti preposti che si assumono responsabilità, che la notte non anche dormire, se sanno che non è in sicurezza la pubblica incolumità. E su questo, insomma, se io sono il presidente della provincia ho l'obbligo prima di tutto di essere incriminato per omicidio stradale o per disastro colposo, nel momento in cui non faccio alcune cose. Ma sappiate, insomma, te lo dico qui, in questa aula, è più difficile chiudere che tenere aperto. E quando si chiude, purtroppo si interrompono una serie di questioni. Però se si chiudono, e se si chiudono perché ci sono motivi gravissimi per cui quella strada non è più in sicurezza. Questo è quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto in coscienza, l'abbiamo fatto con indagini che adesso vedremo anche a video. Dicevo, dopo la